Tanto Manuel, grazie, ti abbiamo distolto 2 minuti dal tuo allenamento, insomma, con questi ragazzi che per loro oggi è come il primo giorno di scuola. Sì, assolutamente, non c'è problema. Comunque è un gruppo che è già consolidato, un gruppo che già ho da più di un anno, quindi sanno le mie metodologie. Chiaramente ho anche aggregati alcuni 2010, perché giustamente, essendo la categoria esordiente, giusto anche portare qualche ragazzo a giocare con quelli più grandi, sicuramente è un modo per crescere, un modo per responsabilizzarsi, soprattutto anche per quelli più grandi, cosa che ho spiegato prima anche. Sicuramente penso ne gioveranno tutti. Certo, ma poi dopo la cosa bella è vedere qua tutti i ragazzi, insomma, questo qui è un segnale di grande fiducia, sia dei ragazzi che hanno nel Pieve al Toppo e questi, nel caso di questi più specifici, tuoi, ma anche dei genitori che ve li portano. Ma assolutamente, ma il punto è che penso che dopo tutti questi anni è lecito pensare a Pieve al Toppo come un punto di riferimento in Val di Chiana, uno dei principali, anche perché penso che la qualità degli istruttori, togliendo me, ma di tutti i miei colleghi, sia altissima, quindi chi ci è venuto lo sa, sia nei camp quest'estate, che comunque chi ha avuto modo di giocare qua sa benissimo come si lavora e la qualità dei ragazzi che sono qua. Che giustamente, voi siete tutti bravi ragazzi, più o meno vi conosco da quando eravate piccolini. E approfittando in quella che è stata proprio la pausa dei campionati a causa della pandemia, della crisi sanitaria, vi siete messi sotto a studiare, a fare dei corsi di formazione per riprendere quegli attestati riconosciuti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che vi consente sia a voi di migliorarvi, ma di migliorare anche i vostri ragazzi. Sì, passiamo da un gruppo dove c'era solo un istruttore, parlo di noi ragazzi, insomma, che da tanto che ci siamo, durante questi anni, da uno e basta, ora ne abbiamo in 6. L'attestato UEFA C, chi ha il UEFA B, però ora come ora penso che poi il corso sia qualcosina in più. In realtà conta tanto la passione, conta tanto la voglia che c'ha uno di studiare, di l'umiltà, di mettersi sempre in discussione, di rinnovarsi. Queste sono cose fondamentali per un istruttore, soprattutto da trasmettere anche ai ragazzi, che non è che ora che siamo UEFA C allora abbiamo finito. No, per me io lo prendo come un punto di inizio per continuare a studiare, per continuare a mettermi in gioco. Questo è quello che penso. Abbiamo seguito in quella che è stata la nostra diretta Facebook, sì, su Sport a Chilometro Zero, quando hai detto ai ragazzi qua ci si deve guardare in faccia. Perché è un grande insegnamento proprio per farli crescere senza paura. No, assolutamente, perché ti ripeto, come ho detto anche ai ragazzi prima, è problemi li voglio risolvere il più possibile in campo, poi chiaramente ci sarà qualche dinamica specifica, non bisogna parlare solo con me chiaramente, però la maggior parte dei problemi so che si possono risolvere qui e rimangono in campo, e questa è una cosa, è una legge che c'è sempre stata, e mi piace, come tanti ragazzi già sanno, avere un rapporto con loro dove ci si dice tutto, ci hanno problemi, ma oltre il calcio anche a scuola, quindi se posso consigliargli sempre no, mi ha fatto piacere, perché anche l'ho vissuta in prima persona con i miei ragazzi. Questo è un insegnamento che gli insegna a dire le cose in faccia e senza peli sulla lingua, come si dovrebbe essere, puliti come sono questi ragazzi. Emanuele, grazie per la tua disponibilità, ti lasciamo, ti stanno reclamando, sicuramente ci ritroveremo presto. Grazie e buon lavoro. Grazie.